grazie ragazzi. Adesso devo fare la presentazione perché... E adesso il grande Di Battista! È un piacere per me stare qui assieme a voi, assieme a Massimo, davvero siamo tantissimi di domenica pomeriggio, ci sono carrozzelle con bambini, con palloncini a 5 stelle, è molto bello. Prima ascoltavo, c'è qualcuno che vuole dire qualcosa, vuole venire qua sopra tranquillamente, magari se c'è una persona critica che magari ha votato un partito, uguale, vieni a dire quello che ti pare. Fate passare il ragazzo, se poi dice delle cose contro di me chiamate la Digos. Si sente? Sì. Tu chiedevi una critica. Allora, io ho votato il Movimento 5 Stelle e faccio parte del meetup di Erba, che è qui a 30 km in provincia di Como. Ottimo, ciao. Ciao. Una delle mie critiche è perché, soprattutto quando andate in televisione e vi dicono... Renzi vi sta fregando questa cosa del cambiamento, perché non gli dite semplicemente che Renzi non può portare il cambiamento, in quanto ad esempio una delle stelle, che è quella che interessa più a me, del Movimento 5 Stelle, è proprio quella sull'ecologia. Renzi, si sa, ci sono anche video su internet, è pro inceneritore, no? Quindi assolutamente questa cosa, cioè secondo me l'ecologia deve essere al centro di qualsiasi scelta politica che un governo dovrebbe fare. Prima lui sta dicendo questa roba bisogna spiegarla in TV. Non credere che questi mezzi di comunicazione ti lasciano questi spazi. Bravo! La televisione è il nemico. Bravo. È il nemico oggi. È abbastanza palesato. Allora, lui dice una cosa giusta, cioè trovare magari degli argomenti che siano particolarmente divisivi rispetto al renzismo. E questo dell'ecologia, dell'inceneritore, c'è appunto quel video di cui parla lui, in cui Renzi insulta una dottoressa che raccontava degli studi rispetto a dei tumori legati a un inceneritore. Renzi la insulta. Sì, sì. Ecco, è un ottimo consiglio e faremo di meglio. Però ascoltate bene. Questa piazza dimostra che stiamo facendo una rivoluzione totalmente differente, cioè noi stiamo rispondendo all'occupazione abusiva del sistema televisivo con centinaia e centinaia di micro eventi in tutto il territorio italiano. Un po' come migliaia di capillari di cittadini, in questo caso portavoce, parlamentari della Repubblica che vengono qui, che si smazzano, guardate, ci stiamo smazzando in ogni modo, sarebbe molto facile fare il deputato dei partiti, è molto facile, va in aula dal martedì al giovedì, voti esclusivamente guardando quello che ti dicono di votare, magari in tanti non vanno neanche in televisione perché quelli che vanno in televisione invece non vengono in aula perché si separano i compiti, in questo modo ti intaschi 16.000 euro al mese, nessuno ti conosce perché magari non sei un volto conosciuto e ti godi la vita, sarebbe facile. Noi abbiamo scelto un'altra strada, che è quella di una rivoluzione totalmente democratica. Bravo. Però devi iniziare a partire. Grazie. Qua dentro. Prima si parlava molto di Lega, qualcuno citava la Lega. Qualche giorno fa, ogni tanto capita che Bossi ha l'ufficio nel Palazzo dei Gruppi e chiaramente è malato, io tra l'altro ho un profondo rispetto per la malattia, ogni tanto ho preso l'ascensore con Bossi. Sta molto male e quindi mi fa anche un po' pena. Qualche giorno fa gli ho chiesto, ma come sta la Lega così? E lui mi ha risposto, insomma, in questo modo, poverino, che parla male, cioè proprio con un'idea di grande sofferenza. Io l'ho interpretata, poi magari sbaglio, la sofferenza di una persona che ha commesso degli errori atroci e che vede con nostalgia un passato in cui poteva fare delle cose molto molto importanti e non le ha fatte. Io sono di Roma. Io non ho mai votato la Lega, sono stato uno di quelli che ha manifestato contro la Lega, anche perché spesso ero anch'io vittima di una disinformazione che mi rendo conto ha subito anche la Lega, che è stata attaccata in maniera incredibile, al di là di alcuni drammi che certamente la Lega ha commesso. Però non si può negare che soprattutto quella Lega, la prima Lega Lombarda, fosse un movimento antisistema, contro la partitocrazia, contro la Roma ladrona, e Roma è ladrona, le istituzioni, non i romani. Eppure è diventata un movimento che ha rendicontato le mutande in Piemonte, si è comprata diamanti e lingotti d'oro, o lauree al figlio di Bossi, e io ho visto negli occhi di Bossi proprio la desolazione, come dire, avevamo una possibilità e ce la siamo giocata. Io l'ho interpretata in questo modo. Come te la giochi quella possibilità? Come hai perso tu la possibilità di incidere alleandoti con il malaffare?
loro pensavano di poter ottenere dei risultati alleandosi con mafiosi o amici di mafiosi come Berlusconi e Dell'Utri, perché di questo si tratta, per ottenere un federalismo che poi anche quello fiscale è stato uno spot, perché non è cambiato nulla nel nord. Ma quando tu ti abbracci mortalmente con dei delinquenti, perché di questo si tratta, alla fine diventi un po' come loro. Perché diventi come loro? E in questo parlo un po' del movimento e del senso. Noi siamo veramente differenti, però occhio, ci dobbiamo restare differenti. Bravo! Diventi come loro quando ti stacchi dalla realtà. C'è in Parlamento un corridoio bellissimo, lussuoso, che si chiama il Transatlantico, che sta davanti all'entrata, ci sono due porte molto grandi, bellissime, dalle quali si accede all'aula, dove possiamo entrare solo noi i commessi, tra l'altro. Questo corridoio lussuoso con delle piante molto belle, con dei divani probabilmente in pelle umana, non lo so, però delle cose. E ci sono deputati che si riuniscono lì, che si incontrano, che parlano, fuori fumano, i giornalisti, magari i direttori dei giornali, e fanno anche dei capannelli e si riuniscono tra di loro. Io non li ho mai sentiti, quelli dei partiti, mai, mai litigare, cosa che invece noi facciamo anche pesantemente. Noi litighiamo pesantemente in assemblea, litigare su un problema del cittadino. Cioè entrano parlando dei problemi del cittadino, perché durante le campagne elettorali parlano di questi problemi e dicono delle frasi bellissime, attenzione. Guardate che da qui in poi in avanti Renzi con il PD dirà anche delle cose estremamente condivisibili, però appunto parliamo, come diceva prima Massimo, di credibilità. Entrano parlando dei problemi dei cittadini e finiscono per parlare esclusivamente dei problemi loro. Io sentivo, soprattutto i primi tempi, che non mi conoscevano, adesso mi odiano, mi infilavo, sì, mi detestano, mi infilavo tra i deputati, magari del PD, Cuperlo, Cidati, queste persone qua, e dicevano: dobbiamo salvare questa corrente, occhio a lui che ti vuole fregare la poltrona, dobbiamo appoggiare quella corrente lì perché quell'altra poi dobbiamo mettere questi, mettere i nostri in quel punto. Cioè era il sistema, io ho capito un po' il meccanismo, è salvaguardare se stesso. Perché? Perché il peccato originale è il concetto di politica per professione, e questo è il peccato originale. Cioè nel momento in cui io entro, magari Civati, qua credo sia terra PD, mi dicevano, no? Sì, ecco, Civati che è davvero una foglia di fico, cioè una persona che vota esattamente come vota Brunetta, sempre, solo che poi la sera se ne pente e sfoga i suoi malanni su Facebook, dice: io a questo punto preferisco Brunetta, che quantomeno vota coerentemente delle porcate, ma non è un frustrato. Ecco, io mi infilavo e li sentivo appunto parlare questo. Quando tu entri con l'idea che da grande, tra 10 anni, vuoi comunque fare il ministro, il presidente del consiglio, rimanere in Parlamento sempre, entri nel consiglio comunale qui e finisci, vuoi finire in Parlamento, sottosegretario, automaticamente questa è un'autocastrazione che uno si dà, perché essendo costretto anche mentalmente a restare in quel palazzo perché voglio fare quel mestiere, finisco per accettare qualsiasi cosa pur di non perdere il mio posto di lavoro, come succede purtroppo a tante persone disperate. Pensate al meccanismo, che pur di non perdere il proprio posto di lavoro accettano qualsiasi condizione vergognosa magari dai datori di lavoro. Questo, con le dovute differenze, perché in Parlamento si guadagna tantissimo, è lo stesso identico meccanismo. È questo che dobbiamo rompere. Come? Mantenendo i deputati, i senatori, i portavoce del 5 Stelle ancorati alla realtà. In questo senso pure l'eccessivo divismo, le foto, prima una persona, sono stato anche un po' scontroso, ancora prima di presentarsi, facciamoci una foto, facciamoci un selfie. Selfie per me sono da bimbi minchia, fateveli voi. Bravo! Fateveli voi. Secondo me non è tanto da Movimento 5 Stelle questa roba, perché attenzione, il meccanismo che si crea è il distacco dalla realtà, perché uno si sente onorevole, si vogliono fare le foto con me. Il passaggio in cui tu, essendoti distaccato dalla realtà come i tossicodipendenti, interpreti quella tangente non come tangente, come regalo di un imprenditore. Quello lì non è mafioso, ma è un imprenditore siciliano che dà lavoro a tante persone. Quello lì non è un privilegio, te lo meriti, perché sei onorevole, ti meriti quell'auto blu, ti meriti che qualcuno ti raccolga come avviene in Parlamento qualcosa se ti cade, te lo meriti lo champagnino perché hai lavorato 18 ore al giorno in Parlamento, hai votato, hai tante responsabilità. Vedete com'è questo meccanismo? Allora noi cittadini sovrani dobbiamo mantenere chi va lì dentro ancorato alla realtà. Questo si ottiene con il controllo popolare intorno al potere, non con le foto, ma con sei bravo, sei lavorato bene, oppure hai sbagliato, qui sei un mio dipendente, correggi immediatamente il tiro. Questo è il comportamento che un popolo sovrano deve adottare nei confronti dei propri dipendenti in Parlamento.
Grazie. Ma ditecelo, bravo. Noi abbiamo bisogno anche di affetto, perché non è facile vedere la Sant'Anché Gasparri tutti i giorni là dentro. Non è facile. Capiteci. No, le fai così. Capiteci, non è facile quando... L'altro giorno uno mi ha mandato in mano il bambino. Tieni, toccalo. Cioè, forse esagerato. Forse non sa l'esagerazione. Il Papa! A Milano, tra l'altro, povero mi ha detto: senti quanto peso, ricordati quando voti, ricordate che stai a lavorare per lui. Che, questa è una logica. Stiamo a lavorare per lui. Io sto notando che sta nascendo un entusiasmo di nuovo simile a quello dello Tsunami Tour, con una consapevolezza differente, che quando Beppe ha raccolto, perché questo si tratta, assieme al lavoro di tutti i Meetup, ma tantissimo lui, milioni di voti, li ha raccolti appunto con la sua forza, la sua carica, il suo entusiasmo, passando determinati contenuti. Oggi quello che noi sappiamo anche in questa piazza è molto, ma molto di più di quello che sapevamo l'anno scorso. Quello grazie alla rete, al lavoro di tutti i consiglieri comunali, regionali, dei parlamentari, che noi lavoriamo tantissimo. Proposte di legge, abbiamo presentato 4.000 atti parlamentari in quest'anno, 4.000, noi che non facciamo niente, 4.000 atti parlamentari, tutti documentati, e poi magari la sera alle 9, devo andare su in comunicazione a fare il video per sparare il video e spiegare che atto è, ma è così che sono passate le informazioni, è così che oggi sappiamo che cos'è un decreto legge, quanto è pericoloso l'abuso della decretazione d'urgenza, perché queste riforme costituzionali che si vogliono fare oggi, anche questa finta abolizione del Senato, è pericolosissima per la Repubblica, perché sono di fatto le stesse identiche riforme che voleva un Tallicio Gelli della P2, perché sono le stesse identiche. E un paese, bisogna provare a unire le cose, attenzione, un paese in cui esiste una legge elettorale anticostituzionale, questa Italicum, che è passata solo alla Camera, non passerà mai al Senato, secondo me non passerà mai, ma è pericolosissima perché permetterebbe a un partito che ha anche il 18% dopo un ballottaggio di prendere il 53% dei seggi. In un paese in cui la mafia ancora c'è, ancora uccide bambini, 2 settimane fa hanno ammazzato un bambino, i mafiosi hanno ammazzato un bambino, e quell'indecente a livello politico Presidente della Repubblica non va a testimoniare a Palermo sulla trattativa statale. Mafia, si vergognasse il Presidente della Repubblica. È un orgoglio dirlo qua in piazza Sandro Pertini, è un onore dirlo qua. Quello non è il nostro Presidente, non è il nostro Presidente. Io e Massimo non lo abbiamo scritto quel nome, Giorgio Napolitano, con orgoglio avrei preferito scrivere Alvaro Vitali che Giorgio Napolitano. Una vergogna, entrati in Parlamento che Stalin era ancora vivo, questo è Giorgio Napolitano, ed è lui che sta dietro queste riforme costituzionali, ed è lui che fa salire sul colle i condannati in via definitiva per frode fiscale, amici dei mafiosi che hanno fondato Forza Italia, con i quali questo PD, che è peggio del PDL, perché chi difende i mafiosi è peggio dei mafiosi stessi, ci fa gli accordi. Questo si tratta, e i cittadini lo devono capire, lo dovete capire, vi dovete informare, uscire, sì, perché ho nomino Napolitano, mi arrabbio. Fuori la mafia dallo Stato, la mafia c'è in Parlamento, la guardiamo negli occhi tutti i giorni, ci sta, magari non c'ha più la lupara, ma fa gli impicci con le banche, con il decreto Imo Banche d'Italia, questa è mafia, e il Presidente della Repubblica si ricordasse che chi tace, che il silenzio è mafia, diciamo così, che il silenzio è mafia. Ho evitato 4-5 denunce per vilipendio. Tra l'altro sono riuscito a... Sì, tutte queste cose le sappiamo grazie appunto al lavoro incredibile che abbiamo fatto. Oggi c'è un livello di informazione in uno zoccolo duro di italiani che è impensabile. Non c'era mai questa roba. Non c'era neanche durante lo Tsunami Tour. Io ho delle ottime sensazioni per le europee, per le comunali, perché prima c'era Beppe che faceva, che riempiva le piazze, che diffondeva dei contenuti e si è fatto... Vuoi dire una cosa? Quando è che? Ora lo diciamo, poi riprendo pure la cosa sul professor Auriti. Non mi distraete, mi sto... Prima c'era Beppe, ora ci siete voi! Cioè, prima c'era soltanto Beppe, adesso ci stanno decine, centinaia di consigli comunali, regionali, preparati, territoriali, parlamentari della Repubblica, vicepresidente Di Maio, ma soprattutto uno zoccolo duro di cittadini incredibilmente ampio e che diventa ogni giorno più forte, che non crede più alle balle della televisione. Ieri sono andato di nuovo alle giornaliste e mi dicono: ma le cose che fai sono generiche, cioè io rispondo: ma quali generiche? Ci sono le sentenze. Abbiamo possibilità di fare questo, e questo mi fa molto
molto ben sperare. Guardate, questo è un treno che secondo me in Italia non è mai passato, perché non si è mai vista una rivoluzione del genere, di domenica pomeriggio, senza scorte, parlamentari, cittadini tra cittadini. Per cui vi prego, anche il concetto è meglio una stretta di mano che una fotografia, è meglio una stretta di mano di una fotografia. Grazie. O come amico, non si è mai vista una roba del genere. Grazie. È davvero una cosa incredibile. Ora, le elezioni europee sono fondamentali. Noi abbiamo un programma. Provo un po' a unire le due domande. Si va a votare adesso alle europee e sono importantissime, perché qualora riuscissimo, e guardate che hanno paura, perché Forza Italia, Forza Italia sta scomparendo, la nuova truffa a destra di Alfano. Oggi Alfano è riuscito a dire: voi mafiosi, andranghetisti, camorristi, non votate noi. Ma chi lo vota allora? Vorrei capire chi lo vota. Prende un voto, perché se votate voi, un voto che voi date a noi, noi lo utilizzeremo contro. Questo dice Alfano, uno che ha messo coordinatore regionale un tal Scopelliti, condannato per i buffi di Reggio Calabria. Ma non c'è un giornalista capace di andare là sotto e di dirgli scusi con il ditino così, che io adoro il ditino così alla Boldrini, ogni tanto li faccio così, poi non mi dà la parola. Presidente, bellissimo, il ditino. Dobbiamo, questo dito, l'indice, il ditino, di Alfano, scusi, io sono un giornalista, scusi, lo vorrei chiedere questo. Non c'è uno che gli fa questa domanda? Come? Sì. Scopelliti si conosceva da 20 anni. Adesso dice che di Reggio Calabria Scopelliti si conosceva da 20 anni. C'è un e qualche mese fa, certo, purtroppo lì, poi sono stato in Calabria, sono anche territori complessi in cui purtroppo l'ignoranza non è stata scelta dal popolo, è stata imposta dai potenti, perché più sei ignorante più sei manovrabile. Ma oggi c'è la rete e questo è il concetto. Allora, ora parlano tutti, seguono noi, Renzi attacca, ottimi, sono ottimi segnali, significa che hanno paura. Se riusciamo a prendere dei voti più degli altri partiti, avremo un potere contrattuale molto importante per pretendere delle elezioni politiche. Occhio, questa gente è capace pure, se ha paura che dovesse vincere il 5 Stelle, di fare una riforma e farci votare tra 25 anni, sono capaci. Io ho avuto un battibecco con Speranza, il quale tra l'altro ho notato non mi ha mai guardato negli occhi, e Speranza è riuscita a dire qualche giorno dopo: per difendere la democrazia non dobbiamo andare al voto, che è una frase incredibile, incredibile, per difendere la democrazia, per difendersi le poltrone che hanno paura che se... Quando, ma lo dico in maniera molto tranquilla, quando comanderanno i cittadini, metà di loro si dovrà trovare un lavoro, l'altra metà andrà in galera, semplice, semplice, semplice. E questa è una minaccia, è una minaccia. Anche perché, mi ricollego a Auriti, le minacce purtroppo in quel palazzo funzionano. Io ho fatto il catechista, ho insegnato il dialogo ai ragazzini, l'ho insegnato sempre. Andavo a dialogare con chiunque, ti prego facciamo questa cosa. Sì, mai non la facevano. Ma Rodotà, votate Rodotà, è il migliore di tutti, però non lo possiamo votare perché avete presentato voi. Che questa risposta ti fa venire il sangue al cervello, perché tu dici: ma tu non fai gli interessi, sei il migliore, fai gli interessi del popolo italiano, sì, però poi vi diamo una vittoria all'opinione pubblica, sembra che a livello mediatico avete vinto voi. Ma presentatelo voi Rodotà, cioè vince il popolo italiano se non rieleggiamo Napolitano, non è che vince il Movimento 5 Stelle, è anche un uomo vostro, viene dalla sinistra. No, cioè, dopo un po' smetti di dialogare, perché se uno si comporta in questo modo è intollerabile. Cioè il dialogo non ha più senso. Allora i risultati, quelli di cui parlava anche prima Massimo, l'eco bonus, noi abbiamo ottenuto nel silenzio generale del sistema mediatico, ma va bene, perché chi è un nemico e ci tratta da male significa che ha paura. Abbiamo ottenuto la possibilità di congelare le cartelle di Equitalia per quelle imprese che vantano un credito nei confronti dello Stato. Lo Stato mi deve dei soldi, io non te le pago le tasse fino a che tu non mi dai soldi. Bravo. Questo l'ha ottenuto il Movimento 5 Stelle, non con il dialogo. Pensate, ho uscito fuori un articolo su questo emendamento che abbiamo ottenuto, è diventata grazie al 5 Stelle legge dello Stato, un articolo sul Sole 24 Ore che si chiamava l'uovo di Colombo. Ci volevano i grillini, poi si chiamano così, per far passare questa proposta, che era una cosa logica, no? Equiparare debiti e crediti. Ecco, l'abbiamo fatta passare esclusivamente con il ricatto, con la minaccia, funziona quello. O fate passare questo o comprate cotechino e lenticchie perché passate Capodanno in aula. Così abbiamo fatto, funziona così. Noi abbiamo la tattica del trolley, forse qualcuno già la sa, ma funziona. C'è qualcuno che non sa sta storia del trolley? Il giovedì mattina si arriva alla camera, si va di fronte al guardaroba e ci sono i trolley, una marea di trolley lì, con tutti i nomi dei deputati. Brunetta un trolley così, la Santanchè un trolley tutto di plastica,
sono battute in funzione. Il trolley di Renzi che è identico a quello di Berlusconi. Il trolley di Dell'Utri è sparito. È sparito. Ci sono tutti i trolley. Insieme a quello di Formigoni. Sì, Formigoni. Tra l'altro ho letto una. Lui ha dichiarato: mi hanno sequestrato, ma quei soldi non erano i miei. Ma è esattamente quello che diciamo noi da anni. Non sono i soldi tuoi, esattamente, l'ha detto lui. Hanno sequestrato, ma quei conti non appartengono a me. Assolutamente, hai ragione, appartengono a noi, li mortacci tua. Vero o no? È incredibile, Formigoni. Poi si mentono da soli. Peccato non gli hanno sequestrato le camicie. Trolley. Quando ci sono sti trolley, il giovedì, non era previsto l'ostruzionismo. Noi quando vediamo una cospicua quantità di trolley, sappiamo che magari hanno prenotato le spa, che se ne vogliono andare in giro, magari vogliono pure giustamente tornare con le loro famiglie. Ed è lì che il nostro delegato d'aula va da Rosato, delegato d'aula disperato del PD, lo dovete vedere, lui è disperato. E lì si dice: noi facciamo ostruzionismo. Ma come, non l'avete detto? Abbiamo cambiato idea. E quanto dura? 4 giorni, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Lo vedi che sbianca? Ha iniziato e noi iniziamo. Inizia a essere criticato, riceve 1000 telefonate. Io ho prenotato qua, io ho prenotato di là. E alla fine viene e ci dice: sai il mercato? Che volete? Noi questi 12 emendamenti si contratta, tipo il mercato del pesce, perché questo è, e noi ve lo raccontiamo. E alla fine otteniamo dei risultati per i cittadini, esclusivamente con l'arma del ricatto. La stessa cosa che facciamo, che faremo, a Bruxelles. O passano determinate nostre proposte, oppure immediatamente referendum, e si può fare, è già stato fatto un referendum di indirizzo, è già stato fatto nell'89, non date retta a coloro che dicono non si può fare, serve una legge, facile, si può fare, certo. Si può fare. E noi via da questa Europa e via da quest'euro, anche perché è evidente che un programma, prima Massimo parlava di programma di sviluppo di uno Stato a 20, 30, 40 anni, è evidente che la nostra stella polare si chiama sovranità. Sovranità energetica, che è quello che oltretutto ci libererebbe anche dal vincolo con la NATO da un lato e con Putin per quanto riguarda i contratti dei corpè, perché noi dipendiamo da questi paesi esteri, per quello non siamo indipendenti dal punto di vista anche della politica estera. Io mi occupo di politica estera perché non possiamo prendere delle posizioni contro Putin, perché altrimenti ci chiude il rubinetto del gas e ci fotte. Questo è il concetto, è facile. Sovranità alimentare, noi dobbiamo mangiare tutti i prodotti italiani, mangiare quel che si produce e produrre quel che si mangia. È intollerabile che le arance siciliane, le più buone del mondo, marciscano a Paternò e nei mercati qui ci sono le arance marocchine. È intollerabile i marocchini, massimo rispetto, si mangiassero le arance loro, noi ci mangiamo le arance italiane, semplice. E se noi produciamo questi stessi prodotti, rispetto ai prodotti magari industriali cinesi o agroalimentari nordafricani, mettiamo i dazi, si alzano i dazi. Vuoi comprare le arance marocchine? Le paghi di più perché gli alziamo le tasse. Semplice. Questo lo possiamo fare quando governeranno i cittadini. Sovranità politica. Oggi i partiti non servono più, non serve neanche più questo camioncino. Va bene un megafono lì in mezzo, basta che ci trattate senza scorta, noi stiamo tranquilli, ma ci trattate come datori di lavoro a dipendenti. Noi camminiamo tranquillamente una settimana e ce ne torniamo domani, stiamo in Parlamento e massimo. Facile come un datore di lavoro con un dipendente. No, grazie, sto a posto. Qualcun altro? Panino con la coppa? E, sovranità dell'informazione. Incredibile quello che succede. Questi cellulari che stanno riprendendo delle immagini che andranno in rete, magari verranno 2, 3, 4, 10, 100 persone. C'è pure diretta. Cioè, diretta. Sì! Ma ho detto delle cose d'arresto, ma ditemelo. Non fa niente, veniamo a prendere. Venite, mi portate le arance marocchine. Non c'è più bisogno, no? Intermediare, se ci pensiamo, è sempre una forma di esercizio del potere. Chi è un intermediario, io ho lavorato in America Latina e gli intermediari li chiamano i coyotes, coloro che comprano a pochissimo agli agricoltori locali, ai campesinos, e vendono a tanto magari al consumatore finale. Se elimini, e io mi occupavo di questo, l'intermediario, cioè riesci a mettere in contatto diretto il consumatore con il produttore, aumenta la qualità del prodotto e un prodotto è più sano. La stessa cosa avviene con l'informazione. Se metti in contatto
contatto direttamente il fruitore da chi produce l'informazione, in questo caso sono loro tre, l'informazione è più sana perché non c'è intermediario, nessuno che manipola quell'informazione, e è di maggiore qualità e più diretta, oltretutto a costo zero. Questa è la rivoluzione incredibile della rete. E guardate che tra un po' di tempo ogni computer produrrà energia, e noi, producendo energia io a casa mia con un sistema, riuscirò a vendere attraverso internet energia a un tizio in Australia. Sarà possibile? Pensavamo che fosse possibile. Ci sono delle cose così assurde che se ce l'avessero dette non ci avremmo mai creduto. Parlamentari della Repubblica senza scorta, essere andati sulla Luna, Gasparri ministro, sono delle cose che... Sono delle cose che se succede quello può succedere qualsiasi cosa, non so se ce ne rendiamo conto. E anche sovranità bancaria, noi per quello abbiamo combattuto, e io, altro che quel pivello di De Rossi, ho preso 25 giorni di sospensione, 25, scusate, 25. La prossima volta, Massimo, cerca di fare meglio, cerca di applicati. Ci siamo arrabbiati molto perché il Movimento 5 Stelle vuole una banca pubblica e nazionalizzata, e il futuro sarà anche la sovranità monetaria. E le teorie del professor Giacinto Auriti, un professore, lui di dov'era? Abruzzese, se non sbaglio. Teramo. Sì, è Teramo? Ah, sta in Abruzzo, no? Sì, è un professore, un grande, tra l'altro uno che spiegava economia in maniera incredibile. Andate su internet e vedetevi quei video. Per me sono delle cose davvero interessanti e ci vogliamo ragionare tutti quanti. È un professore di economia morto nel 2006, se non erro. E dobbiamo sempre mettere in discussione il pensiero dominante, non credere a nulla, neanche a quello che abbiamo detto oggi. E Massimo qui, consiglieri, informiamoci, oggi c'è la possibilità di informarci, oggi c'è un treno, e concludo, che sta passando, lo possiamo prendere, possiamo, uno dice, cambiare, ma non l'Italia, c'è qualcosa che se passa in Italia passa in tutto il mondo, è così. Come? Dovete partire adesso? Cioè, se perdiamo il treno c'è un aereo. Ah, cioè lo dicono che andrete via, sì. Ecco, Beppe diceva non espatriate, cospirate. Noi abbiamo bisogno di cospiratori, di fare agorà del genere, moltiplicarle da qui agli europei in maniera incredibile, fare incontri a casa, manomettere le antenne televisive dei vicini quando parla Renzi, oppure una goccia di acqua nelle pile del telecomando, che si fotte il telecomando, è fichissima questa cosa. Dobbiamo cospirare, essere come i nuovi carbonari, perché ormai abbiamo capito che ti prendono in giro, perché è evidente che abbiamo il sistema mediatico contro. Grazie a Dio, quando governeranno i cittadini, ai giornali gli togliamo tutti i soldi pubblici, tutti. Alle televisioni di Berlusconi gli facciamo pagare le concessioni come succede in tutto il resto d'Europa, e con quei soldi ci apriamo gli asili nido e per i ragazzini. E alla RAI la liberiamo totalmente dalla lottizzazione ai partiti. È evidente che ce l'hanno con noi, che scrivono contro di noi. Io mi preoccuperei se arrivasse uno di Scelta Civica e mi dicesse noi stiamo con voi. Io lì mi terrorizzerei. Se uno del PD mi dicesse però noi, come ogni tanto ci provano, siamo simili a quelli del PD. Stiamo andando benissimo, dovunque andiamo riempiamo le piazze. Ripeto, la risposta all'occupazione abusiva dei mezzi di comunicazione di massa sono centinaia di migliaia di micro eventi sul territorio, di porta a porta. Loro hanno una persona che parla a tutti, noi abbiamo una persona che parla a uno, che parla a un altro, che parla a un altro, che parla a un altro. Da qui alle europee, se facciamo uno sforzo, sono le 6? Devo andare a prendere l'aereo e il treno. Se da... Sì, ragazzi, non è che io so, lo so. Certo, io, ragazzi, io vi saluto perché devo andare a prendere un treno, perché devo tornare a Roma, perché devo fare il bucato, perché non ho tempo di fare il bucato. La tintoria lì sotto per i deputati? No. Questo onestamente no, è un'informazione sbagliata. Non c'è la tintoria in Parlamento, no. No, ma allora la televisione la butto due volte. La butto. Come? Digli a quel pagliaccio di Renzi, di smettere la storia dei tetti. La storia dei tetti? Ti fa arrabbiare, Renzi? Spegni la televisione, si sta benissimo. Bravo, si sta disintossicatevi. Non lo so. Sì. Concludo dicendo davvero che sta cambiando qualcosa, anche le forze dell'ordine che ci sono e che ringraziamo se ne stanno rendendo conto, soldati che ci ringraziano, carabinieri che ci ringraziano, non lo dite che siamo del 5 Stelle, ma noi siamo tutti del 5 Stelle. In Parlamento, di fronte a Palazzo Chigi, sono due poliziotti fissi che fanno la guardia a Renzi e ai suoi amici, che sono sempre immobili.
noi quando lasciamo Montecitorio passiamo di fronte a Palazzo Chigi per andare ai nostri uffici di Palazzo Marini, e passiamo di fronte a loro, loro devono stare immobili, hanno delle, dei bellissimi mantelli blu, e quando passiamo regolarmente, ormai fissa, poi io racconto questa storia quindi loro lo sanno e lo fanno sempre, devono stare fermi, noi passiamo e ci chiamo, ps, ci giriamo, non mollate, stiamo con voi. Questo fanno anche, anche la polizia. Grazie a tutti e vinciamo noi, senza dubbi, senza dubbi. Grazie ad Alessandro Di